Benvenuti nel mio canale, io sono la fatta tuttofare, oggi vi mostro come realizzare questo coprispalle super elegante, un filato particolare, delle applicazioni, ma non vi voglio anticipare nulla, vi lascio direttamente all'occorrente. Per poter realizzare il mio progetto ho scelto come filato il Joplin in questa bellissima variante beige. È un filo dall'aspetto molto luminoso, brillante, che mi sembrava si adattasse alla perfezione al progetto che avevo in mente. In abbinamento andremo ad utilizzare delle perle bianche da 8 mm e come uncinetto di lavorazione andrà bene il 4,5 o il 5 a seconda della mano. Per quello che riguarda l'applicazione delle perle, andandole ad applicare a fine lavorazione, andrò ad utilizzare un ago in filaperle e del filo in nylon perché il diametro, il passaggio del filo in questo caso è molto molto piccolo. Se invece avete a vostra disposizione delle perle con diametro più grande, potreste utilizzare anche lo stesso filo di lavorazione. Per realizzare questo progetto sono andata ad utilizzare il punto Vienna, che è un punto molto semplice che si presta per questo tipo di lavorazioni. Abbiamo già visto un tutorial con il punto Vienna lavorato in righe di andata e ritorno, quindi a pannelli. Successivamente vi ho già realizzato un altro progetto con il punto Vienna top down, quindi abbiamo realizzato un maglioncino. Giù nel box informazioni vi lascio i link diretti di tutti i progetti fatti con quel punto, compresa la borsa. Oggi rivediamo il punto, vi mostro come realizzare un giacchino e come lavorare gli aumenti per poter adattare la misura della giacca alle nostre esigenze di vestibilità. Quindi io parto, diciamo così, da uno scollo di circa 40 cm perché voglio un giacchino girocollo. Tenete presente che essendo aperto il giacchino non abbiamo la necessità che normalmente abbiamo invece con le maglie di avere un minimo di circonferenza perché la maglia ci deve passare dalla testa. In questo caso, avendo un girocollo, la circonferenza minima che dobbiamo tener conto è quella della base del nostro collo. Nel mio caso siamo intorno alla quarantina di centimetri. Ovviamente se volete uno scollo più importante, non troppo a giro, potete aumentare fin quando desiderate. Nel dubbio, magari avete già un giacchino che vi veste come vi piace, prendete la misura della circonferenza del collo di quel giacchino. Per quello che riguarda il nostro multiplo, abbiamo un multiplo di 3 che dovremo tener conto nella lavorazione. Per arrivare grosso modo alla misura dei 40 cm, ho caricato 60 catenelle. Quindi, per sapere come distribuire nel mio top down queste 60 maglie, essendo appunto multiple di 3, ho fatto i miei soliti calcoli, dove c'è però un passaggio in meno, cioè non sono andata ad estrapolare le 4 maglie dell'aumento perché le lavoriamo in una delle maglie già conteggiate, quindi non c'è bisogno di estrapolare il classico meno 4, per cui faremo direttamente 60, che sono le catenelle da me caricate per arrivare a 40 centimetri, diviso 4, come se io avessi 4 lati, ok? Quindi questo poi lo dividiamo successivamente. 60 diviso 4 fa 15. Sempre perché non mi serve lo sprone quadrato, ma lo sprone rettangolare, lo divido nel modo che vi ho sempre mostrato, facendo 15 più 4 e 15 meno 4. 15 più 4 fa 19, ma non è un numero divisibile per 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Il primo numero utile è 18, sempre perché noi dobbiamo tener conto del multiplo. 15 meno 4 fa 11, anche 11 non è divisibile e scrivo 12. Quindi questa sarà la distribuzione, il che riportato su uno sprone rettangolare diventa praticamente 18 sul lato lungo e 12 sul lato corto. Ovviamente qui avremo 9 e 9. Ora, tenuto conto del multiplo di lavorazione, io devo andare a verificare innanzitutto se i numeri che ho mi riportano sempre comunque a 60, quindi devo fare 18 più 18 più 12 più 12. Quindi facciamo 18 più 18 più 12 più 12 più
che è uguale a 60, quindi non mi cambia il numero iniziale perché non ho numeri con la virgola, quindi il numero che ho tolto qui l'ho aggiunto qui e per questo ci troviamo. Poi però, siccome dobbiamo fare una lavorazione a quadrettini, io devo sapere quanti motivi andare ad utilizzare, quindi praticamente devo fare 18 diviso 3 e sono 6 e 12 diviso 3 che fa 4, ok? Mentre 9 diviso 3 fa 3. Questo cosa significa? Che avremo 3 motivi sui quarti anteriori, avremo 4 motivi sul lato relativo alla manica e avremo 6 motivi sul lato posteriore. Quindi a questo punto mi carico con l'uncinetto 5 le mie 60 catenelle. Raggiunte le 60 maglie, metto anche la catenella in più per poter voltare. Rientro nella catenella numero 60, vado a fare la maglia bassa sormontata da 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, conto 2 maglie di base, 1 e 2, e vado ad entrare nella terza e comincio la prima riga. Il punto Vienna si riesce a realizzare mediante 2 righe di lavorazione. Questa è la riga numero 1, che è una riga di quadretti, quindi faremo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, andiamo a saltare 2 maglie di base ed entriamo nella terza, dove ripetiamo il nostro secondo quadretto. Dallo schema abbiamo visto che ne dobbiamo fare 3 per il quarto anteriore, quindi faccio altre 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base e quindi vado a fare la mia maglia alta. Come vedete avete 1, 2, 3 quadretti. Adesso, prima di fare il blocco successivo di 4, devo inserire l'aumento. Significa che faccio 2 catenelle, rientro nella stessa maglia di base, ecco perché non va estrapolato il punto per la catenella, utilizziamo un punto già usato. Entro in questo punto, vado a lavorare una maglia alta, faccio altre 2 catenelle e rientro sempre nella stessa maglia e lavoro un'altra maglia alta. Quindi questo è il nostro aumento. Il nostro aumento praticamente si appoggia sulla maglia alta di questo blocco e sulla maglia alta del blocco successivo. Quindi ricomincio con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base e vado nella terza e faccio il primo quadretto. Abbiamo visto che nel lato della manica i quadretti devono essere 4, questo è il primo. 2 catenelle, salto 1 e 2 maglie di base e faccio il secondo quadretto. 2 catenelle, salto 2 maglie di base, faccio il mio quadretto numero 3, vedete, 1, 2, 3, 2 catenelle, quadretto numero 4, quindi salto 2 maglie di base ed entro nella terza. Quando contate 1, 2, 3 e 4 quadretti, potete reinserire l'aumento, quindi 2 catenelle, rientriamo nella stessa maglia di base, facciamo il punto alto, 2 catenelle, di nuovo un punto alto nella stessa maglia. A questo punto andiamo a lavorare sul lato lungo, quindi abbiamo fatto la spalla ed il quarto. Adesso andiamo nella sezione che andrà dietro al collo, dove i quadretti devono essere 6. Quindi 2 catenelle, salto 1 e 2 punti di base e faccio il mio quadretto, 2 catenelle, salto 2 maglie, faccio la maglia alta, 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 punti e vado nel terzo, di nuovo 2 catenelle, salto 2 maglie di base, vado nel terzo, fin quando non arrivo ad avere, come detto, 6 quadretti, 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Contiamoli insieme. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadretti. Quindi riaumentiamo nuovamente facendo 2 catenelle ed un punto alto nella stessa maglia di base. Di nuovo 2 catenelle ed un punto alto.
e ho inserito ancora un aumento. Come vedete, ne ho messi 1, 2, 3. Adesso andremo ad inserire il quarto. Fatto il retro, dobbiamo tornare sulla spalla e abbiamo detto che sulla spalla i quadretti sono 4. Quindi torniamo a fare 2 catenelle, 2 maglie di base e punto alto. 2 catenelle, una e 2 maglie di base e procedo fino ad ottenere 4 quadretti. 1, 2, 3 e 4. Contiamo 1, 2, 3, 4. Qui si inserisce l'ultimo aumento. 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Quindi ci resta lo spazio per andare ad eseguire gli ultimi 3 quadretti. Quindi facciamo 2 catenelle, contiamo una e due maglie di base, andiamo ad entrare nel terzo punto. 2 quadretti, saltiamo 2 maglie di base, 2 quadretti, scusatemi, 2 catenelle, ed ecco che mi trovo a lavorare l'ultima maglia a mia disposizione, ed ecco gli ultimi 3 quadretti. Così facendo abbiamo impostato il nostro sprone. Adesso andiamo a voltare il lavoro e procediamo nella riga numero 2. Come detto, nell'alternanza di queste righe avremo fatto il nostro punto. Se non avete mai lavorato il punto Vienna, è davvero molto semplice. Facciamo una, due e tre catenelle, che sarebbero due come punto alto, una come catenella di separazione. Potete fare anche 3 catenelle come punto alto e una come catenella di separazione. Voltate il lavoro. Adesso all'interno del quadretto andiamo a lavorare una maglia bassa, poi facciamo una catenella e lavoriamo il punto alto sul punto alto. Cioè manteniamo la quadrettatura in realtà facendo le maglie alte sulle maglie alte e lavorando catenella, punto basso e catenella nello spazio del quadrettino, cioè delle 2 catenelle. Quindi dopo aver eseguito la maglia alta farete una catenella, un punto basso e una catenella e quindi andate a lavorare la maglia alta sulla maglia alta. Vedete, di nuovo abbiamo un quadretto, quindi facciamo la catenella, facciamo la maglia bassa, facciamo la catenella e il punto alto preso sopra il punto alto. Quindi come vedete le maglie alte coincidono, quindi sono incolonnate. Abbiamo al centro catenella, punto basso e catenella. Siccome noi andiamo ad aumentare solo nelle righe dei quadretti, quando siamo nella riga numero 2, lavoriamo esattamente quello che abbiamo anche nello spazio dell'aumento. Per questo potreste perdere di vista il punto da aumentare, quindi in caso mettete qui il marcapunti. Faccio la catenella, vedete lo spazio è più piccolino ma è sempre lo stesso, quindi faccio la catenella, la maglia bassa, la catenella e lavoro il punto alto sul punto alto. Vado nello spazietto successivo con catenella, maglia bassa, catenella e lavoro la maglia alta sulla maglia alta. Quindi di nuovo catenella, punto basso, catenella, maglia alta sulla maglia alta. Quindi di nuovo catenella, punto basso nello spazio delle 2 catenelle, altra catenella, maglia alta sulla maglia alta. Quindi in questa riga di lavorazione non dobbiamo fare nient'altro che ripetere questi passaggi. Terminiamo insieme la riga. Quindi facciamo catenella, punto basso, catenella, maglia alta sulla maglia alta. Di nuovo facciamo la catenella, il punto basso, la catenella e la maglia alta entrando nella seconda catenella disponibile. E abbiamo concluso anche la riga numero 2. Questo significa che adesso ricominciamo con la 1. Quindi faccio una, 2, 3 e 4 catenelle, che significano 2 catenelle sono la maglia alta, 2
due sono le catenelle di separazione. Devo cercare il punto alto, ma come vedete è incolonnato con quello della riga sotto, quindi si vede benissimo. In questa riga dobbiamo reinserire nuovamente gli aumenti. Quindi prestate attenzione, perché poi tutto il lavoro nei giri successivi è una ripetizione di quello che vi sto mostrando. Facciamo due catenelle, di nuovo cerchiamo il punto alto che è incolonnato con l'altro punto alto e quindi lavoriamo la maglia alta sulla maglia alta. Sempre due catenelle di separazione, ecco l'altro punto alto e lo lavoriamo sul punto alto sottostante. Ora, io qui non ho marcato, però come vi dicevo, rispetto alla riga sottostante dove è stato inserito l'aumento, il punto dell'aumento è questo centrale, quindi significa che questa è la maglia alta di nostro interesse, quindi quella che stiamo per andare a lavorare, e su questa ripeteremo il blocco. Quindi per questo vi dicevo, se poi non riuscite ad individuare questa maglia, man mano inserite i marcapunti. Quindi cosa significa? Adesso faccio due catenelle, questa è la maglia sulla quale devo aumentare, faccio la maglia alta che mi permette di completare i miei quadretti, che erano 3 e adesso sono diventati 4 perché c'è l'aumento della riga sotto. Quindi faccio 2 catenelle, rientro nella stessa maglia di base e faccio la maglia alta, di nuovo 2 catenelle e ripeto la maglia alta. E questo sarà il punto da marcare. Magari lo facciamo così poi nel giro seguente vi risulta più facile, ok? Quindi continuo con 2 catenelle, cerco la maglia alta, lavoro la maglia alta e così procedo, vedete, per tutto il blocco seguente. Quindi facciamo 2 catenelle di separazione, punto alto su punto alto, 2 catenelle, maglia alta sulla maglia alta, due catenelle, punto alto su punto alto. Quindi siamo di nuovo all'aumento, vedete? Questo era il punto da aumentare, questa è la maglia che ci interessa. Quindi facciamo 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto e lavoriamo punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto. E così facendo continuerete a lavorare i vostri aumenti e quindi i vostri quadrettini. Questa volta vi vado a mettere i marcapunti per potervi far visualizzare meglio i nostri 4 aumenti. Concludiamo insieme la riga dei quadretti. Io, come vi ho detto prima, ho rimesso i marcapunti in modo che possiate distinguere bene il raglan, ok? E quindi iniziamo la riga seguente, dove gli aumenti non ci saranno, ma se avete posizionato i marker, poi li togliete un attimo e li andate a rimettere. Vi riavvio questa riga e dalla successiva vi mostro come si vanno ad inserire gli aumenti nello sprone, perché questi sono gli aumenti del raglan, ma gli aumenti dovranno poter essere inseriti anche all'inizio e alla fine della lavorazione, perché questo è lo scollo che tiene conto della circonferenza del collo, ma man mano che la giacca cresce, che la facciate lunga, corta, cortissima, c'è sempre da fare un adeguamento rispetto alla circonferenza del seno. Quindi possiamo aggiungere l'aumento in apertura e chiusura e l'aumento si lavorerà sempre ed unicamente nella riga dei quadretti, così me la sono studiata, eh? Quindi facciamo sempre 3 catenelle quando dobbiamo riavviare la riga numero 2 e quindi facciamo maglia bassa, catenella e punto alto su punto alto, catenella, maglia bassa e catenella, punto alto su punto alto, catenella, maglia bassa nello spazio delle 2 catenelle, catenella di separazione e punto alto, catenella, maglia bassa, catenella, punto alto su punto alto. Qui, come vedete, non cambia nulla, quindi faccio sempre catenella, maglia bassa, catenella, maglia alta, lavoro la maglia alta e la vado a rimarcare per ricordarmi che qui dovrò aumentare e continuo, catenella,
maglia bassa, catenella, punto alto su punto alto e così vi andrete a terminare anche questa riga. A questo punto avviamo nuovamente la riga numero 1. Abbiamo chiuso con la riga numero 2 e in questa riga vi mostro come lavorare gli aumenti. Come distribuirli, questo dipenderà da voi, perché come detto, io mi sono avviata con 40 centimetri, quindi ho tenuto conto della circonferenza del collo, che non può essere la stessa del seno. Quindi succede che nella parte iniziale del vostro lavoro le due estremità dei quarti si avvicinano, si toccano, man mano che si scende giù si distanziano sempre di più. Quindi è necessario aumentare il volume dei quarti, altrimenti poi il giacchino ci va un pochino stretto. Quindi in generale con i top down, a seconda del punto di lavorazione, dobbiamo prevedere anche degli aumenti nei quarti, oltre i 4 del raglan. In questa lavorazione io ho ideato gli aumenti in questo modo. Quando siamo nella riga dei quadretti andiamo a fare un avvio leggermente diverso, cioè lavoriamo due punti alti in apertura, quindi faccio 3 catenelle, poi rientro nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta. Quindi ho praticamente due punti. Li potrei marcare soltanto per un discorso di visibilità, ma tecnicamente non ce n'è bisogno. Però lo faccio così voi capite. E quindi poi continuo con le catenelle, le maglie alte sulle maglie alte, 2 catenelle, maglia alta sulla maglia alta fino al prossimo marker. Eccolo il marker, lo togliamo e facciamo di nuovo il punto alto per chiudere questo quadretto. 2 catenelle, di nuovo il punto alto, 2 catenelle e di nuovo un punto alto, quindi 3 maglie alte nello stesso punto e di queste 3 maglie rimarchiamo la numero 2. Ok, e continuiamo così con i nostri quadretti fino a chiudere la riga. La riga si chiuderà sempre con 2 maglie alte. Chiudo la riga dei quadretti e faccio l'aumento perché ho aperto con l'aumento, quindi chiudo con l'aumento. Questo significa che dopo aver fatto le 2 catenelle entro in questo punto, invece di lavorare solo una maglia alta, ne vado a lavorare due. Lavorare due maglie alte, come vedete, non va a generare gradini, perché quello che noi dobbiamo evitare quando aumentiamo è di fare tante scalette che poi possiamo sempre eliminare ripassando il bordo a maglia alta, però se riusciamo a creare una estensione che non crei anche un difetto visivo è meglio. Adesso come ci comportiamo? Dobbiamo riavviare la riga numero 2, quindi maglia alta, catenella, maglia bassa, catenella, maglia alta e andiamo a lavorarlo anche in questo spazio per quanto piccolo, quindi faccio una e due maglie come maglia alta, 2 catenelle come maglia alta, più una come catenella di separazione, quindi sempre 3. Entro nello spazio fra queste due maglie alte e faccio comunque la maglia bassa, faccio la catenella e lavoro il punto alto sul secondo punto alto, quindi ho lavorato tutto il motivo completo nello spazio di queste due maglie alte e poi ricomincio, quindi catenella, maglia bassa nello spazio delle due catenelle, catenella di separazione e punto alto su punto alto. Di nuovo catenella, maglia bassa, catenella e maglia alta. Vedete? E qui non abbiamo gradini, ma si comincia subito a notare l'estensione. Quindi per procedere dobbiamo continuare ad alternare la riga 1 con la riga 2. La riga 1 è la riga dei quadretti ed è la riga dove possiamo aumentare all'inizio e alla fine. E dove andiamo ad inserire anche i 4 aumenti del raglan, mentre la riga 2 è quella dove appunto stiamo lavorando, che è la riga dove mi sono appena interrotta, maglia alta sulla maglia alta, catenella, punto basso e catenella nello spazio delle due catenelle sottostanti, di nuovo maglia alta sulla maglia alta. Nella riga numero 2 non facciamo nessun tipo di aumento, mentre nella riga numero 1, che è quella dei quadretti, aumentiamo nei 4 raglan e abbiamo la possibilità, come avete visto un attimo fa, di
di inserire anche gli aumenti sui quarti, aumenti che come vedete non generano gradini ma vanno a stendere il lavoro affinché man mano che lo sprone cresce e ovviamente ci avviciniamo al seno che ha una circonferenza maggiore, i quarti invece di rimanere stretti si possano leggermente allargare. Ora, la quantità di aumenti da mettere all'inizio e alla fine della riga dipenderà dal vostro volume, cioè dalla quantità di seno che avete. Quindi la cosa più utile da fare, lo ripeterò all'infinito, è quello di provare spesso, cioè vi appoggiate il vostro raglan sulle spalle e vedete che succede davanti. Se vedete che i quarti si toccano, sono abbastanza ravvicinati, siete a posto, ma se vedete che si distanziano sempre di più, poi il giacchino non ve lo chiudete, dovete aumentare. Come detto, l'aumento si fa nella riga dei quadretti. Potete farlo in tutte le righe dei quadretti, oppure una sì, una no, che significa che se la faccio qui, salto uno e la rifaccio in quella successiva. Questo è lo sprone come si presenta dopo aver raggiunto il mio sottomanica. Raggiungere il sottomanica è l'obiettivo che abbiamo a seconda della nostra taglia, quindi vuol dire che ciascuno, in base al filato prescelto, perché cambia ovviamente tantissimo il lavoro in base allo spessore del filo, un filato spesso così cresce molto velocemente, quindi magari bastano veramente pochi giri rispetto al lavoro da fare con un filato molto più sottile. Quindi la quantità di righe da fare per arrivare al vostro sottomanica dipende dalla vostra taglia, dallo spessore del filato, ma dipende anche dalla grandezza dello scollo. In questo caso ho fatto un collo a giro, quindi sono partita molto in alto, per arrivare al sottomanica ci è voluto qualche giro in più. Se avessi fatto un collo molto più ampio, avrei fatto 2-3 righe in meno di lavorazione. Adesso vi misuro tutto lo sprone. Intanto notiamo i 4 aumenti, più, come potete vedere, vedete l'inclinazione qui lateralmente è cambiata. Infatti, se andassimo a sovrapporre perfettamente lo sprone per avere uno sprone quadrato, vi rendereste conto che leggermente i quarti anteriori si sovrappongono. Questo è quello che abbiamo lavorato in più grazie agli aumenti che io vi ho marcato, perché ho inserito gli aumenti solo in 2 righe, in questa riga di quadretti e in questa, vedete, ho saltato quelle intermedie e poi non ho ripetuto più aumenti. Quindi, man mano che andate a procedere nella costruzione dello sprone, in base alla circonferenza del seno, saprete se inserire gli aumenti in tutte le righe dei quadretti o a righe alterne. Quindi vado a togliere comunque questi marker che non ci servono più e vi vado a ripiegare lo sprone. Dobbiamo far coincidere gli angoli, quindi noterete adesso la sovrapposizione, vedete, mentre il collo è perfetto, si sfiorano, la parte sottostante si sovrappone per 3-4 quadretti. Questo è il lavoro in più che abbiamo fatto per il volume del seno. Prendiamo tutti i riferimenti. Per quello che riguarda la circonferenza del seno, ho una misura di 44 cm, mentre per quello che riguarda lo scalfo, ne ho circa 19. Quindi per una taglia 40-42 questa è già una misura corretta. Io comunque ho raggiunto il mio sottomanica. Nel momento in cui, in base al filato prescelto, avrete fatto tutti i giri necessari e sarete arrivati al vostro sottomanica, potreste non aver raggiunto la circonferenza. In quel caso basterà unire il raglan mediante delle catenelle. In questo modo daremo alla circonferenza quel volume in più di cui avete bisogno. Quindi a questo punto il mio sprone è terminato. Vi ricordo che stiamo facendo un giacchino molto corto, quindi dopo la chiusura farò pochissimi giri e non andrò ad inserire ulteriori aumenti, ma questa base può essere la partenza per una giacca più classica, per un taglio Chanel, per un piccolo cardigan o qualsiasi altra cosa andiate a preferire. Quindi vado a ricominciare con 4 catenelle e mi dirigo verso il primo marcapunti, lavorando le maglie alte sulle maglie alte, le 2 catenelle di separazione. Vi consiglio di arrivare alla chiusura del raglan con la riga numero 1, quindi con la riga dei quadrettini, perché vi permette di allungare più facilmente la circonferenza.
e adesso vi mostro come. Ho lavorato tutti i quadrettini e adesso mi trovo, come vedete, sulla maglia alta marcata. Ovviamente non abbiamo necessità di fare l'aumento, pertanto lavoreremo solo una maglia alta in questo spazio. Per allargare eventualmente la circonferenza, quindi il nostro obiettivo adesso è quello di unire questi due angoli. Prima però di farlo, dobbiamo valutare se è necessario aggiungere qualche catenella per migliorare la circonferenza. Potete aggiungere tutte le catenelle che volete. Ovviamente, se riuscite a rispettare il multiplo di lavorazione, vi sarà più semplice nella riga successiva replicare il motivo. Diversamente, aggiungete le catenelle che vi occorrono, cercherete di riadeguare il motivo rispetto alle catenelle che avete, anche se non rispettiamo completamente il multiplo, possiamo lavorare anche sul numero di catenelle inferiori. Nel mio caso, io adesso aggiungo solo due catenelle per continuare a fare i quadrettini e quindi vado direttamente nell'altra maglia marcata a fare il punto alto. Vedete, ho solo due quadretti. Questo mi va comunque ad aumentare sia la circonferenza del seno che quella dello scalfo della manica. Se questo volume, queste due catenelle che vado a fare, mi risultassero eccessive, perché voi avete magari già raggiunto la circonferenza, allora potete fare in questo modo. Quindi farete il punto alto, un numero X di catenelle e il punto alto nell'altra maglia marcata, se dovete aumentare. Nel caso in cui abbiate raggiunto il sottomanica e non avete alcun bisogno di aggiungere volume, dovrete fare in questa maniera: lavorare un unico punto alto sia in questa maglia che nell'altra marcata. Vedete? Lavorate solo una maglia alta, così facendo non andate ad aumentare il volume né nella manica né nella circonferenza, quindi seguite una delle due indicazioni a seconda di quelle che sono le vostre necessità. Quindi si procederà poi con i quadretti e quello che abbiamo fatto su uno scalfo replicheremo sull'altro. Questa è la chiusura del raglan, quindi l'ho eseguita nello stesso modo da ambi i lati senza mettere le catenelle e ho fatto soltanto due giri completi, quindi andata e ritorno, andata e ritorno. Il giacchino quindi si presenta proprio come un coprispalle. Se non avete bisogno di un coprispalle, ma volete una giacca classica, una scianellina, procedete per la lunghezza, eventualmente inserendo anche degli aumenti sui quarti anteriori. Detto questo, una volta terminata la riga, ho finito con la riga numero 2, ho ripassato i quarti per renderli più regolari a maglia bassa, quindi ho continuato anche sul collo e adesso vado a scendere sull'altro quarto. Ovviamente non vado a ripassare la zona sottostante perché non c'è bisogno. Io faccio soltanto una riga solo per rifinire e rendere il bordo più regolare ed essendo un coprispalle che poi andrò ad arricchire con le perle, non ho bisogno di aggiungere bottoni. Se voi volete aggiungere anche bottoni potete fare l'andata ed il ritorno e per creare delle asole basterà per esempio fare 2-3 catenelle volanti, saltare delle maglie di base e ricominciare con la maglia bassa. Così facendo creerete delle asole. Ovviamente la quantità di catenelle da fare dipenderà dalla dimensione del bottone. Io invece mi limito a fare giusto una riga di rifinitura a maglia bassa. Facciamo i due quarti del collo senza il bordo inferiore. Poi a questo punto dovrete decidere cosa fare sulle maniche. Per riavviare le maniche inizieremo invece una lavorazione in tondo, visto che fino ad ora la lavorazione è stata in righe di andata e ritorno. Mi trovo nella riga numero 2, devo ricominciare la numero 1, quindi quella dei quadretti. Ciò significa che devo cercare un punto alto qualsiasi, entrarci, bloccare il filo e quindi riavviarmi con 4 catenelle, fatte le quali continuo a lavorare le maglie alte sulle maglie alte sottostanti, quindi ricomincio la riga dei quadretti, riga che si dovrà chiudere ovviamente sulla seconda catenella avviata. Se non volete cambiare la texture del lavoro, una volta fatta la riga numero 1, dovete fare la 2. Andate a chiudere sulla seconda catenella, voltate il lavoro, in questo modo avrete comunque un aspetto simile a quello che avete ottenuto sullo sprone,
facendo una riga dal dritto e una riga dal rovescio, come fosse un'andata e un ritorno. Se invece non volete voltare il lavoro, potete procedere sempre solo dal dritto. Una volta stabilita la lunghezza della manica, alternerete riga 1 e riga 2 e procederete per la lunghezza desiderata. Per completare la manica ho fatto soltanto due giri. Riga 1, riga 2 mi sono fermata. Ovviamente la manica la fate lunga quanto desiderate. Quello che dobbiamo fare è munirci del filo di nylon e delle perle o dei cristalli che abbiamo scelto. Se il diametro delle perle o dei cipollotti che avete scelto è sufficientemente ampio, potete utilizzare un ago semplice, tradizionale, un qualsiasi filato. Potete usare anche il filo in cotone. In questo caso avrei potuto utilizzare anche un filo diverso da quello di lavorazione, purché magari la colorazione era vicina. Nel caso invece di queste perle, che hanno un foro molto piccolo, l'ideale è quello di utilizzare il filo in nylon, che è totalmente trasparente, e un ago in fila cristalli, che è ovviamente sottilissimo e appena visibile, quindi dovrete più che altro immaginare la lavorazione, perché vederla sarà un pochino più complicato. Allora, noi dobbiamo fare così. Dobbiamo prendere il filo in nylon, che è, come detto, molto trasparente, quindi non so fino a che punto riuscite a vedere, e andate a fare un passaggio all'inizio, per esempio, della prima riga, e man mano inserite le perle o i cristalli, un'alternanza di perle e cristalli. Fate conto che ogni quadretto che abbiamo a nostra disposizione potrebbe accogliere un elemento a vostra scelta, come detto, solo perle, solo cristalli, un mix, anche in termini di colori potrebbe essere un mix. Quindi cosa dobbiamo fare? Io adesso, per esempio, sono partita da questa riga, quindi ho il filo iniziale in questo punto. Ho sistemato le prime 3 perle, adesso ne ho sistemate 4 e con il filo sono scesa direttamente passando nella lavorazione nel primo quadretto successivo. Quindi mi trovo in questo punto. Quindi cosa faccio? Porto il filo il più possibile al centro, al bordo, quindi del quadretto. Sbuco quindi al centro dello spazio. Porto il filo in questo punto. Essendo questo un filo rigido, fate attenzione a non dare troppo tensione. Poi andiamo a prendere una perla, la inseriamo nel nostro ago, la facciamo passare e la andiamo a posizionare qui al centro, vedete, di questo quadratino. Quindi cosa faccio per bloccarla? Passo attraverso questa maglia alta come tirate il filo, la perla si va a posizionare. Per renderla più stabile, rientro di nuovo nel punto alto e rifaccio un passaggio in modo che il filo sostenga bene il peso di questa perla. Quindi automaticamente mi trovo già nello spazio successivo e quindi mi prendo un'altra perla. Questa lavorazione è semplicissima perché innanzitutto non dobbiamo fissare le perle o i cristalli durante la lavorazione, quindi possiamo decidere all'ultimo come decorarla e poi possiamo infilare una perla o un cristallo per volta. Quindi anche in questo caso non dobbiamo caricare il filo e lavorare con tanti cristalli inseriti. Quindi man mano andiamo a procedere in orizzontale o in verticale, andando ad inserire i cristalli o le perle. Quando noi andiamo ad inserire una perla, come vedete, occupa molto, ma non tutto lo spazio del quadretto. Quindi l'errore che non dobbiamo fare è di tirare in modo eccessivo il filo, perché altrimenti i quadretti si stringono, ma si riduce anche il volume della nostra giacca, quindi non dobbiamo deformare i quadretti. Pertanto, una volta posizionata la perla, dobbiamo rientrare, come abbiamo fatto prima, sempre nella maglia alta, andando a fare il secondo passaggio. Questo mi stabilizza il fissaggio di questa perla, che è sospesa all'interno del quadretto, un po' come se galleggiasse. Quindi tramite il filo trasparente noi non vediamo il filo che appunto unisce queste perle. Quindi una volta
Fatto il secondo passaggio nella maglia alta, infilo la perla successiva che vado a posizionare nell'altro quadretto. Quindi entro nella maglia alta la prima volta, faccio passare il filo, posiziono la perla e rientro nello stesso punto alto. Tiro leggermente, ma come detto non devo stringere i quadretti, e poi passo alla perla successiva. Quindi posiziono la perla, entro nel punto alto la prima volta e poi ci entro una seconda. Ed ecco che così facendo andiamo a sistemare tutte le nostre perle. Ogni perla occupa un quadretto. Ora, quanti quadretti coprire con le perle cipollotti lo dovete decidere. Potete stabilire sia un lavoro in orizzontale che un lavoro verticale, quindi potete lavorare una fascia a decorare il collo, potete lavorare i quarti, potete lavorare sul totale della circonferenza, potete lavorare soltanto i bordi, potete riempire o lavorare solo il bordo inferiore. Quindi la possibilità di arricchire questo pezzo dipenderà tantissimo dallo stile che avete, dall'outfit che dovete completare. Quindi, se avete intanto realizzato altri capi di abbigliamento, anche invernali, con dei punti traforati, ma volete rinnovarli, rinfrescarli, dargli un aspetto diverso, scegliete perle o cristalli in tono a contrasto con i filati da voi utilizzati, dai colori dei filati utilizzati, e andate a creare degli elementi decorativi che possano andare a riempire il totale dello spazio a vostra disposizione, o porzioni come solo le maniche, solo i bordi, solo il colletto e così via dicendo. In questo modo potrete creare dei capi unici e super originali. Ho deciso di applicare le perle soltanto su uno dei quarti anteriori, ma non è detto che terminerò così il mio progetto. Questo per dimostrarvi la grande versatilità della mia proposta di oggi. Innanzitutto parliamo di un top down, quindi di un capo senza cuciture, e parliamo del punto Vienna. Ricordate gli altri progetti che vi ho già mostrato? Questo progetto va a completare un po' le altre proposte. Siamo partiti infatti con la prima maglia, dove vi ho mostrato questo punto in righe di andata e ritorno. Poi mi avevate chiesto il top down, quindi è uscito il secondo progetto. Quindi c'è anche una borsa con lo stesso punto. Quindi un punto semplice, versatile, molto elegante, che ho voluto riproporvi su questo giacchino in modo da rivedere insieme i calcoli per il top down, in questo caso aperto, e mostrarvi anche come inserire gli aumenti oltre quelli del raglan. In questo modo, se vorrete realizzare un giacchino differente dal coprispalle, quindi una sciamellina piuttosto che un cardigan, saprete esattamente come procedere. Potrete fare anche la manica lunga piuttosto che a tre quarti. L'importante è darvi lo spunto e le nozioni di base, poi dopo ognuno di voi potrà riadeguare il progetto alle proprie esigenze. Quando arriva la primavera, quindi l'estate, le richieste dei coprispalle aumentano in modo esponenziale, perché aumentano anche le occasioni di utilizzo, come le cerimonie, le serate estive, le comunioni, insomma di occasioni ce ne sono davvero tantissime. E molte richieste a volte riguardano proprio le bimbe, che sono spesso protagoniste dei matrimoni, quando insomma si trasformano in meravigliose damigelle, quando devono fare la comunione. Quindi sia le mamme sia le bimbe possono avere bisogno di capi particolari, siccome sappiamo benissimo che a volte nei negozi questi accessori costano anche di più dei vestiti, allora ci potrebbe far piacere realizzarli con le nostre mani. Oggi vi faccio vedere una possibilità. Innanzitutto ho scelto la tecnica del top down in modo da non avere cuciture. Ho scelto di avviare un girocollo, ma voi potete modificare ovviamente lo scollo facendolo più ampio. Quindi, oltre ai classici aumenti del raglan, ho inserito degli aumenti laterali in modo che la giacca si possa chiudere perfettamente e lasciare anche il seno più voluminoso sempre ben coperto, soprattutto se decidete di realizzare un giacchino più lungo. Questo invece è corto, appena dopo la chiusura del raglan ho praticamente terminato il lavoro riaccennando di pochissimo anche la manica.
Poi dopo, una volta realizzato il progetto, ho scelto di inserire queste perle. In realtà al momento le ho inserite soltanto sul quarto anteriore, aggiungendo anche il fiore onice rimpicciolito. Poi magari vi faccio anche un secondo tutorial perché è leggermente modificato. Ma detto questo, diciamo che l'idea è quella di creare una trama più traforata, quindi oltre ovviamente il punto Vienna potete utilizzare un punto quadrettato, un punto Archetti, il punto strega e quindi andare in un secondo momento ad inserire perle o cipollotti, quindi cristalli che si possono adeguare per forma, dimensione e colore al progetto e ai forellini che voi avete creato. Potete decorare l'intero progetto, un dettaglio, solo le maniche, solo il bordo, solo il colletto, a seconda dell'outfit sul quale questo progetto andrà abbinato. Quindi spero di avervi dato un suggerimento utile, ricordandovi che questo progetto è adatto sia per la stagione estiva che per la stagione invernale. Basterà cambiare filato, tipo di filato oppure colori e potrete sfruttarlo veramente per tutte le occasioni possibili ed immaginabili, da bimba, come abbiamo detto, o anche da donna. Io spero di avervi dato tutti i suggerimenti utili. Come sempre, giù nel box di informazioni vi lascio i link diretti dei prodotti utilizzati, i link degli altri progetti menzionati. Quindi a questo punto a me non resta che ringraziarvi per avermi seguito e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Grazie per avermi seguito e alla prossima. Ciao!